Questo video illustra alcuni esperimenti qualitativi con il generatore di Van de Graaff Pasco SF9722. L'apparato presenta la struttura tradizionale del generatore Van de Graaff: una sfera conduttiva circa 22 cm di diametro, una banda di gomma per il trasporto della carica e una fine rete metallica per la generazione della carica. Su un pannello frontale del generatore sono presenti il controllo di velocità del motore, l'interruttore d'accensione e la presa per il cavo di rete, oltre a un punto di messa a terra per connettore a banana 4 mm. Sul pannello frontale opposto si trovano una manovella, il pignone del motore elettrico e un'altra boccola da 4 mm per la messa a terra. Il generatore può essere collegato alla manovella oppure al motore elettrico semplicemente spostando la cinghia. La possibilità di azionare il generatore con la manovella toglie il misconcetto che le scariche siano dovute alla corrente di rete. Durante il funzionamento, il generatore Van de Graaff accumula una grande carica sulla sfera conduttiva, produce un intenso campo elettrico e tende a caricare tutti gli oggetti circostanti. Per utilizzare l'apparato, predisponete un collegamento a terra dalla boccola gialla a una prolunga, dotata naturalmente di presa di terra, che arrivi vicino all'apparato. Collegate poi il cordone elettrico. Predisponete anche un secondo cavetto collegato a terra con cui toccherete la sfera al termine di ogni esperimento per evitare di prendere voi la scossa. In ogni caso, queste scosse non sono pericolose. Vediamo rapidamente alcune interessanti dimostrazioni che si possono fare col Van de Graaff. Cominciamo con la più classica, quella dei capelli. Se disponete di una persona con i capelli lunghi, potete fargli toccare la sfera conduttiva, non c'è alcun rischio. Oppure, in mancanza di un volontario, legate con lo scotch qualche sottile strisciolina di carta alla sfera conduttiva. Cominciamo a generare carica. Noi lo facciamo col motore elettrico, ma è possibile farlo anche a manovella. I fogli di carta si caricano della stessa carica della sfera e quindi vengono respinti. Notate come avvicinando semplicemente il cavo di messa a terra questo effetto cessi. Quando fermate il generatore abbiate l'accortezza di tenere vicino alla sfera il filo di scarica. Un altro divertente fenomeno si può verificare con i piccoli contenitori in alluminio utilizzati normalmente per cuocere dolcetti. Ne appoggiamo uno sulla sfera. Azionando il generatore, esso si caricherà della stessa carica della sfera e quindi a un certo punto, quando la forza repulsiva è sufficiente, volerà via. Accendiamo il generatore. Prima di fermare il generatore, naturalmente, accostate il filo di scarica, vedrete anche eventualmente delle piccole scariche, e mentre lo tenete così, fermate il motore elettrico. Se sovrapponete più contenitori in alluminio, la carica tende ad accumularsi sull'ultimo, col curioso effetto di farli partire uno alla volta. La cosa è molto divertente sovrapponendone 10. Utilizzando la comune carta d'alluminio per cucina, create una superficie conduttiva di circa 80 x 80 cm e mettetela a terra. Posizionate vicino al centro di questa superficie alcuni frammenti di patatine di polistirolo da imballaggio. Avvicinando ora il Van de Graaff in funzione alle patatine, le vedrete dapprima attratte dalla sfera e poi, quando la toccano, violentemente respinte.
con un po' di pratica si riesce a farle levitare. Lo stesso succede con delle bolle di sapone soffiate verso il Van de Graaff. Per generare i classici piccoli fulmini dovete utilizzare una sfera di scarica, per esempio la SF9724. In questo caso entrambi gli apparati vengono messi a terra. Accendiamo il generatore. Se utilizzate il motore, velocità massima per produrre la maggior quantità di carica possibile. Con una distanza di qualche centimetro avrete una scarica ogni qualche secondo. Queste scariche possono bloccare i computer nel raggio di qualche metro. Avrete tante più scariche per unità di tempo, a parità di velocità della cinghia, quanto più vicine sono le sfere. Se le due sfere si trovano vicine alla distanza massima possibile, circa 80-100 mm, è possibile che invece delle scariche udiate una sorta di vento elettrico, una specie di leggero muggito, dipende dalle condizioni di umidità. Se le scariche non si verificano per un certo periodo di tempo, interponete tra le due sfere del materiale isolante, per esempio una comune riga da disegno o un pezzo di cartone. Il vento elettrico è dovuto ad una vera e propria colonnina di aria ionizzata che si viene a creare tra le due sfere e in maniera invisibile, cioè senza scarica, trasporta la carica. Come inesauribile fonte di informazioni e curiosità sul Van de Graaff, suggeriamo questo sito internet www.amashi.com/emotor/statelec.html. Per qualsiasi informazione contattateci. I nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione.